siamo qua con Mista dall'Asta dopo la partita di Coppa. Riccardo Coriaccia, abbiamo portato a casa una 0-0 importante, ci qualifica al prossimo turno. Una buona prestazione contro una buona squadra, abbiamo sapendo anche soffrire, sapendo anche però provare con le nostre armi in ripartenza a mettere in difficoltà. Direi che comunque è un ottimo risultato, adesso che ci lancia anche in Coppa oltre che in campionato. Le tue impressioni, mister? Lo condivido pienamente, è una partita intensa, una bella partita, due ottime squadre, quindi anche a livello fisico è stata una gara importante. Nell'arco della partita loro hanno avuto due occasioni importanti, una dopo 10 minuti e una nel finale. Noi abbiamo avuto anche noi le nostre due occasioni importanti, anche noi tutte e due nel finale. Credo che il pareggio ci stia, è chiaro che loro hanno spinto un po' di più perché necessitavano di vincere la partita, noi poteva andare bene anche il pareggio. Siamo stati molto ordinati e, come hai detto tu, abbiamo provato a fargli male sulle ripartenze. Quindi siamo molto contenti, siamo passati, abbiamo fatto un'ottima prestazione, quindi complimenti ai ragazzi. E adesso è chiaro che insomma anche la Coppa diventa ancora più interessante di come era prima, perché il numero delle squadre si è ridotto notevolmente. Il prossimo avversario dovrebbe essere la Castellana. Abbiamo pareggiato in campionato, poi ha avuto comunque una serie di risultati non positivi. Oggi dovrebbe aver vinto a Brescello, quindi si è qualificata anche lei. A questo punto, come dicevi tu, anche la Coppa diventa un obiettivo, perché siamo già ai quarti e con quattro partite saremo già in finale, quindi un altro impegno comunque, anche quello da preparare al meglio, oltre al campionato che già ci sta impegnando. Siamo a due punti comunque dalla prima e siamo in corsissima su tutte le competizioni. Sì, la Castellana, troviamo la Castellana nella finale di questo girone qua. È chiaro che la prima partita di campionato abbiamo fatto 0-0, aveva fatto un'ottima impressione, una buona squadra, poi ha avuto dei risultati un po' più altalenanti. Però tutto rispetto della Castellana, perché comunque, a parte che, come ribadisco, aveva fatto una buona impressione, poi si è arrivata in finale, vuol dire che ha dei valori importanti, andata e ritorno. Noi siamo consapevoli della nostra forza e noi della Coppa ci puntavamo già all'inizio. Abbiamo sempre detto, la società ha sempre detto a tutti i giocatori che per noi campionato e Coppa, le gare andavano interpretate alla stessa maniera, e quindi finché possiamo stiamo sui due fronti, poi speriamo che almeno uno dei due fronti ci butti bene. Grazie a Mista dall'Asta, siamo sul pezzo, siamo in corsa, forza Piccardo.